Eccolo, una striscia. Oh, arriva ciao. Finalmente un Fabrizio Donato in replica, ma ce lo gustiamo comunque questo nuovo primato italiano per uno strepitoso Fabrizio Donato. Molto tecnico, va a chiudere, non sbanda come suo solito sulla destra, vedete cosa sono capace di fare. Pericoli, il suo tecnico è qui vicinissimo, però vicino a noi, ma vicino a lui. Si mangiava le mani perché puntava al risultato di Tango, secondo me. Tango stava una spanna sopra. Vicino e si stava mordendo i pugni perché sperava di arrivare ancora più avanti. Insomma, non si accontenta mai Fabrizio. Becco. Bravo. Molto bravo. Torniamo un attimo alla 4x400, Giulio Arcioni. Prima frazionista 54-26, Maria Ricciaspatti seconda 53-26, Chiara Bazzoni terza 53-27. Era accompagnato da Chambers e Obiquele, dunque faceva la sua figura particolare per così allora, dire. Tanto vediamo Fabrizio Donato, tu sai che io amo la statistica. Ieri in salto triplo cosa è successo? Che la medaglia d'oro ha fatto due volte la misura identica, 14-60, Simona Lamantia. Cosa è successo oggi nel triplo fino a questo momento? Il secondo e il quarto salto, la stessa misura, 17,92, con la differenza che questa volta è due volte il primato del mondo, ma per dire non è mai successo di ripetere la misura. Donato. Donato al suo quinto e penultimo tentativo, una buona pedana. Salta lunghissimo! Buono! Lunghissimo, peccato però per l'ultimo salto. Jump non è stato all'altezza dei primi due. Aveva preso una buona tavola, ma che condizione Fabrizio Donato. Rivediamo il piede destro, ruba 8 centimetri. I primi due sono stati lunghissimi. Sinistro, quest'ultimo, la chiusura. Lì, il destro, vedete, va giù prima. Ci sono 7-8 centimetri tra un piede e l'altro. Deve vederli affiancati, 17,49. Sentito. E comunque quale temperamento, è andato su alto, cioè ora vedete l'indicazione di Pericoli che lo segue. Lo rivediamo, ha fatto due salti, i primi due bellissimi, è andato a staccare praticamente quasi in buca Attilio. Sì. Lo step, l'op, il jump. Vedete la determinazione.